Oggi ragazzi parliamo del Brighton Rider 750, che è praticamente il GPS top di gamma di Brighton dopo l'uscita di scena del Rider 860. È un prodotto uscito ormai qualche mese fa, ma io ve ne parlo soltanto ora perché c'è una bella promo in atto e quindi ve lo dico alla fine. Allora, per prima cosa andiamo ad aprire la scatola. Questa è la versione 750T, quindi completa di sensori, quindi fascia cardio, cadenza e velocità e ovviamente supporto staffa. C'è anche la versione con solo strumento e staffa, che però viene 70 euro in meno e quindi non tantissimo. Se uno ha già i sensori, magari di un Brighton precedente o di un Garmin, perché sono comunque compatibili, allora ok, comprate la versione senza sensori. Però se non li avete e poi avete intenzione di comprarli a parte, sapete che comunque non vi converrà e quindi conviene per 70 euro in più prendere la versione full optional, definiamola così. Quindi qui in confezione troviamo la fascia cardio, ovviamente sia Bluetooth che Ant Plus, una bella staffa per mettere appunto il Garmin sul manubrio, staffa in alluminio, quindi diciamo di qualità. Mi raccomando, con i Brighton usate sempre staffe compatibili con Brighton, ad esempio quelle Garmin non vanno bene, mi raccomando, perché si rischia poi di rompere le alette poste dietro il GPS. In confezione troviamo anche il sensore di velocità, questo va sul mozzo e tramite un accelerometro dà appunto i dati di velocità al GPS. Vi anticipo subito una domanda che sicuramente qualcuno mi farà: essendo già appunto un GPS, è necessario mettere anche il sensore di velocità? La mia risposta è: non è necessario, ma è consigliato, perché ovviamente questo prende già la posizione, quindi anche la distanza e la velocità dal satellite posizionato sopra la nostra testa, però aggiungendo anche il sensore dedicato si ha una velocità più precisa, specialmente in quei momenti in cui c'è poco segnale, quindi nei boschi, nelle gallerie, eccetera. Quindi col segnale si ha una distanza e una velocità più precisa, specialmente i cambi di velocità sono ricepiti meglio dallo strumento e quindi sono più immediati. Troviamo poi nella scatola una brugolina, il cavetto per la ricarica, manualistica, l'accetto di sicurezza, anche il supporto tondo, quello con gli elastici di plastica da mettere o sull'attacco o sul manubrio per chi non vuole la staffa, e poi ovviamente anche il sensore di cadenza che sempre con l'accelerometro appunto trasmette allo strumento la nostra cadenza di pedalata immediata, e questo va a posto tramite gli elastici in silicone sulla pedivella. Tolta tutta questa roba, che ci metterò una giornata a rimetterla dentro, c'è finalmente lo strumento, eccolo qui. Non troppo grande, bello allungato, ricorda un po' la forma degli smartphone, non troppo pesante, schermo di giusta dimensione, adesso ve lo farò vedere più da vicino, ma prima voglio darvi qualche dato che c'è sulla scatola, ovvero che questo GPS ha più di 99 funzioni. È compatibile con i bike motorizzate, ad esempio Shimano, è compatibile anche con cambi elettronici Shimano, SRAM e Campagnolo EPS. L'applicazione di Brighton si interfaccia benissimo anche con Training Peaks, con Strava, Komoot, chi più ne ha più ne metta. La batteria ha una durata fino a 20 ore e adesso direi che è arrivato il momento di accenderlo. Ecco ragazzi, il nostro 750 adesso. Premerò il pulsante di accensione, ok, si è avviato subito. Vi faccio vedere che qui c'è il pulsante di accensione e spegnimento, qui il pulsante LAP, dietro troviamo il sistema di aggancio proprietario Brighton. Questo sportellino in gomma nasconde l'accesso micro USB per la ricarica, qui c'è il foro per il laccetto di sicurezza, qui c'è un credo microfono o altoparlante, perché qui c'è anche la funzione di riconoscimento vocale. E questi sono altri due pulsanti per mettere stop o cambiare ad esempio pagine. Io qui l'ho già acceso prima, ho messo già la lingua. Qui mi dice nessun sensore connesso, non ci interessa. E questo, ragazzi, è la schermata home del GPS. Qui possiamo scegliere la bici. L'ho già acceso prima, ma è la prima volta che ci metto le mani, quindi è una novità anche per me, perché è un sistema molto differente dagli altri Brighton, ad esempio qua 320, 320 o Rider 15. Allora, funzione navigazione, ricerca vocale, come vi dicevo, si può anche parlare per impostare l'indirizzo.
Assicurarsi che la... Ok, vi dico subito ragazzi che ovviamente ho studiato un pochino prima di presentarvelo e vi dico che in questo GPS sì c'è la navigazione, quindi la cartografia, c'è una mappa precaricata, credo dell'intera Italia, comunque si possono anche scaricare le mappe da OpenStreetMap, mappe diciamo del territorio che vogliamo, però per la navigazione va per forza abbinato ad un telefono cellulare tramite l'applicazione, perché praticamente lui sfrutta i dati internet del cellulare per appunto darci indicazioni. Quindi se non è abbinato ad un cellulare non possiamo sfruttare la funzione navigazione. Comunque qui possiamo anche creare percorsi, creare schede di allenamento, vedere le attività che abbiamo fatto, ovviamente adesso è vuoto, comandare anche i rulli, tipo appunto rulli interattivi per collegarli a Swift dove vogliamo noi. Tramite questo GPS possiamo andare ad interfacciarci con il rullo cliccando sulla bike. Qui ci dà delle informazioni, ovviamente essendo nuovo. Cliccando sulla bike possiamo andare finalmente alla schermata che vediamo poi quando siamo in bici, che ovviamente è totalmente personalizzabile. Così siamo tornati indietro. Totalmente personalizzabile, si scorre facendo swipe verso destra o verso sinistra. Vabbè, classica schermata di GPS, e facendo così si torna indietro. Qui c'è i risultati, quindi sono le uscite fatte in precedenza, mentre qua ci sono tutti i vari menu, navigazione, sistema, veramente qualsiasi cosa. Le funzioni sono molto complesse, essendo un GPS appunto di alta gamma, si può personalizzare come vogliamo noi. Si possono scegliere al massimo tre bici, quindi ad esempio se uno ha bici da strada, mountain bike e gravel, può decidere di impostarsi vari profili per ogni bici così da andarli a richiamare prima dell'uscita. Che dire, il touch non mi sembra che risponde proprio benissimo, ma secondo me dipende anche dalla pellicola di protezione che poi sicuramente va tolta. Il display a colori direi che è abbastanza buono. Adesso la luminosità è al minimo. Qui possiamo decidere, o meglio, impostare i nostri dati personali della nostra persona. E questo, ragazzi, in grandi linee è il Brighton 7,50. Ma adesso vi dico perché ve l'ho presentato. Ve l'ho presentato, ragazzi, perché c'è una promo in atto destinata soltanto a pochissimi prezzi. Promo, diciamo, ideata proprio da Brighton in occasione del Tour de France, promo che permette di acquistare sia la versione, questa qui, completa di accessori, sia la versione, appunto, definiamola nuda, con uno sconto del 25%. Quindi calcolate che questa viene 340 euro, la versione nuda 270, togliete il 25%, fate i conti voi, si fa una cifra decisamente interessante per avere un GPS cartografico, con navigazione, con tutte le funzioni possibili e immaginabili, interfacciabile con cambi elettronici, misuratori di potenza, e-bike. Comunque Brighton è un ottimo marchio, affidabile, garanzia 2 anni, veramente provato anche da squadre professionistiche, prima era usato anche dai professionisti della Tecnic Quickstep. Diciamo un ottimo strumento che di listino non costa pochissimo, comunque meno di un Garmin top di gamma, ma comunque non pochissimo, però con questo sconto del 25% diventa veramente uno strumento da prendere in considerazione se non si vuole andare appunto sulla classica concorrenza marchiata Garmin. Quindi ragazzi, per conoscere il prezzo preciso e magari se volete acquistarlo, vi rilascio qui sotto in descrizione il link al sito dove appunto acquistarlo con questo sconto, dove leggere tutte le caratteristiche specifiche e così via. Quindi cliccate qua sotto se siete interessati. Mi sembra, ragazzi, di avervi detto presso a poco tutto. Quando lo accendo così al volo e ve lo mostro, non è mai una cosa troppo professionale, ma mi piace anche mostrarvelo così. Almeno sentite le mie impressioni, diciamo, reali davvero, essendo la prima volta che lo tengo in mano. E lo potete anche vedere appunto appena acceso come si comporta e cose varie. Vi ripeto che il touch non mi sembrava ottimo, ma sicuramente dipende anche dalla pellicola. Ma alla fine, tenerlo in mano, sì che è plastica, ma la costruzione sembra piuttosto buona. Non è troppo grande, praticamente non è paragonabile a un 1030, ma è
appunto è una via di mezzo tra un 830 e un 1030, quindi dimensione diciamo corretta. Il touchscreen può piacere o non può piacere, il display a colori è sempre una buona cosa e i tasti fisici comunque ci sono e sono sempre utili per le funzioni, diciamo così, al volo. È veramente tutto, fatemi sapere qua sotto nella descrizione se voi già lo avete, se volete acquistarlo, se avete Brighton, se preferite Garmin, fatemi sapere tutto in descrizione. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!